La ringrazio. È stato un argomento di questa intitolazione che è stato proposto da più parti e io ho pensato di farlo mio per diversi motivi. Innanzitutto perché conosco la storia di Giorgio Marincola, in quanto è un partigiano del quartiere dove io ho vissuto per oltre 50 anni. E era un giovane che non era italiano, ma era di padre italiano, un ragazzo somalo, che venne a vivere in Italia e si stabilì poi proprio nel mio quartiere, a Casa Bertone. E fu un ragazzo molto attaccato ai valori della libertà. E quando invece di arruolarsi in quell'epoca molto triste, lui, come si dice allora, si dette alla macchia e combatté come partigiano. E combatté nei giorni in cui Roma venne liberata, ma non contento del risultato ottenuto, lui voleva la libertà non solo per Roma, ma per tutta l'Italia. Quindi seguì le truppe tedesche che si allontanavano dall'Italia e nel suo seguirle venne catturato e perse la vita. Ha avuto questo ragazzo molti riconoscimenti per questa cosa e credo fermamente che sia importante dare un segnale, così come questa amministrazione ha tolto i nomi dei firmatari del Manifesto della Razza dalle vie di Roma, sostituendole con delle persone perseguitate proprio da essi, dare un segnale in cui in una fermata, quella della metro C Ambaradam, si ricorda il nome di una località in cui c'è stata una efferata battaglia coloniale proprio di quell'epoca, dare invece il nome di un partigiano fascista, un partigiano antifascista di colore. È un cambio di paradigma, è un voler far ricordare alle giovani generazioni quello che è stato, perché questo ragazzo è morto che non aveva neanche 25 anni e è morto con la voglia di aiutare, di salvare e di liberare quello che a tutti gli effetti per lui era il suo paese, la sua nazione. Ripeto, è una storia molto bella, hanno scritto anche molti libri su questo ragazzo. Io personalmente tutti i 25 aprile vado a deporre una corona di fiori nel Palazzo dei Cervi, famoso nel mio quartiere dove lui ha vissuto, tranne quest'anno ovviamente per gli ovvi motivi del Covid, ma è anche un esempio che viene studiato nelle scuole. E la sua voglia di libertà, la sua appartenenza, nonostante le origini somale, all'Italia, deve essere di esempio e deve essere di ricordo perché tutto quello che è successo non si ripeta. E soprattutto non si ripeta con la voglia dei giovani di libertà. Ringrazio tutti coloro che so che hanno sostenuto anche una petizione su change.org, promossa da un giornalista in questo momento non ricordo esattamente il nome, quindi voglio evitare di fare gaffe, perché è una persona più che meritevole e lasciare appunto il binomio del nome della via e il nome della stazione può veramente essere di richiamo per le future generazioni. Grazie.